Negli ultimi anni, paradossalmente, la rilevanza dell'Ndrangheta della provincia di Crotone è emersa grazie ad indagini che sono state compiute fuori dalla provincia di Crotone. Mi riferisco innanzitutto all'inchiesta Emilia e poi in ultimo alle numerose inchieste portate avanti dalla DDA di Catanzaro che hanno disvelato, che hanno palesato la pervasività dell'Ndrangheta riferibile a Cutro, ma non soltanto a Cutro, che è riuscita ad inquinare settori importanti del mondo produttivo anche in tante altre parti d'Italia. Di conseguenza bisogna anche comprendere che l'Ndrangheta non è da perimetrare alla sola provincia di Reggio come si faceva un tempo, mandamento ionico, mandamento tirrenico e città, no, c'è da capire che ci sono altre realtà, per esempio il Vibonese, per esempio il Crotonese, che meritano approfondimento. Se questo riusciremo a fare con la dovuta intelligenza e con la dovuta capacità d'approfondimento, significa che le istituzioni democratiche avranno vinto. Se al contrario continueremo a non percepire alcuni segnali, allora i problemi permarranno. La Commissione ha tante idee, ha tanti spunti, poi però scopre che il governo cambia la normativa sui procedimenti con cui si irrorano le interdittive, voi avrete letto, e di conseguenza la Commissione si domanda, nella persona del Presidente della stessa, che senso abbia continuare a produrre testi, suggerimenti, proposte, se poi il governo avanza le sue proposte che vanno in tutt'altra direzione rispetto a quelle indicate dalla Commissione stessa.